Ragazzole e ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video super speciale. Ebbene sì ragazzi, perché come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi vi andrò a parlare di un qualcosa di veramente molto molto particolare, perché questo video è in collaborazione con Lenovo. Infatti sono felicissima di annunciarvi questa mia nuovissima collaborazione e sono felice che i ragazzi di Lenovo abbiano scelto me. Questo perché ragazzi, come sapete, io sono molto appassionata del mondo del gaming, quindi anche per quanto riguarda i computer fissi o computer da gaming portatili, e oggi infatti andiamo a parlare proprio di questo, perché i ragazzi di Lenovo mi hanno spedito il loro nuovissimo prodotto, che è il nuovissimo computer da gaming portatile, ed è il Lenovo Lock, che è questo gioiellino qui, di cui ora vi andrò a parlare più nello specifico, appunto, di tutto quello che c'è chiaramente all'interno, quindi tutti i componenti, delle sue performance, prestazioni, che vi annuncio già ragazzi che questo computer ha delle prestazioni veramente fuori di testa, perché sono veramente veramente eccezionali, soprattutto per chi vuole addentrarsi nel mondo del gaming con un computer da gaming serio che abbia delle performance e prestazioni sempre perfettamente elevate e senza mai avere dei cali. Quindi ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare con il video, subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo di seguirmi su tutti i miei profili social, tra cui Instagram e Twitch, e trovate i link tutti quanti qui sotto in descrizione. Ora però ragazzi, direi di terminare quest'intro e di passare a parlare di qualcosa di serio. Quindi ragazzi, ora direi di non perderci più in chiacchiere e andiamo a vedere più da vicino nel dettaglio cosa contiene questa fantastica bestiolina. Io ragazzi vi auguro una buona visione. Iniziamo dalla cosa più importante di questo fantastico Lenovo Lock 15, ovvero la CPU. All'interno di questo gioiellino troviamo il processore Intel Core i7, che ci permette di avere delle prestazioni assolutamente pazzesche. E come sapete, nel gaming il processore è chiave fondamentale per permetterci di avere il computer sempre performante e veloce in ogni circostanza. Il processore in questione è un Intel Core i7 di serie HX, che condensa sui portatili la potenza di computer desktop molto più grandi. Quindi ragazzi, parliamo di gaming ad altissimo livello, content creation in 3D, rendering, e ci permette di lavorare con file di grandissime dimensioni. E non abbiamo assolutamente nessun limite, perché questo fantastico processore ha 14 core, 20 thread e gira a 4,9 GHz di velocità di frequenza. Il monitor ragazzi, lo sapete, è una cosa di cui vi parlo tutti i giorni nelle mie live, perché mi chiedete sempre dei consigli a riguardo per quanto riguarda ovviamente i secondi di latenza, gli hertz, i pollici e quant'altro. E sapete che è una cosa che a me sta molto molto a cuore, perché chiaramente io ho provato tutti i vari monitor con tutte le varie frequenze possibili. E io ragazzi, ogni giorno vi dico sempre che a parer mio, per giocare comunque in maniera fluida e perfetta, il 144 Hz è letteralmente un must have per chi vuole giocare in maniera seria e competitiva. E ovviamente ragazzi, il monitor di questo fantastico Lenovo Lock 15 gira a ben 144 Hz di frequenza, quindi perfetto per chi vuole giocare a un livello veramente competitivo. Mentre per quanto riguarda la batteria, è super performante perché si ricarica il 50% in soli 30 minuti. Considerate che anche il peso è davvero super super leggero, perché pesa solamente 2,38 kg. Infatti, come vedete ragazzi, è letteralmente una piuma e il design è semplicemente fantastico. Io lo adoro. Chiaramente ora voi vi starete chiedendo: ma Martina, ma questo computer da gaming surriscalda tanto oppure no? Perché chiaramente sapete tutti quanti che un computer che si surriscalda troppo chiaramente va a fare perdere le performance, proprio perché non riesce a mantenere le temperature. Ma chiaramente questo problema con il Lenovo Lock non esiste, e ora vi spiego anche il perché. Questo ragazzi perché per mantenerlo fresco ed efficiente il sistema sfrutta due ventole, e le prese d'aria sono veramente molto molto ampie per facilitare appunto la ventilazione del PC. Infatti, come potete vedere da qua sotto, queste sono appunto le prese d'aria che sono molto molto grandi, e questo permette al computer di rimanere sempre perfettamente raffreddato e quindi non farlo mai calare per quanto riguarda le performance e le prestazioni. Ma parliamo di intelligenza artificiale, e voi direte: Martina, ma in che senso? Tranquilli, ve lo spiego io, non vi preoccupate! All'interno del Lock troviamo un motore Lenovo AI Engine Plus, che fondamentalmente ragazzi è un sistema di supporto per quanto riguarda hardware, software, driver e firmware, che vanno a identificare in maniera intelligente l'avvio di ogni vostro singolo videogame, per far sì che appunto il vostro videogame sia al massimo delle performance e che quindi vi vada ad offrire proprio gli FPS più elevati possibili. E questo ragazzi, secondo me, è una feature super 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 importante, ma soprattutto super interessante. C'è una
una cosa di cui io non avevo mai sentito parlare prima d'ora. Quindi secondo me è davvero tanta tanta roba. Che peraltro all'interno del nostro fantastico Lenovo Lock 15 troviamo un'applicazione, ovvero Lenovo Vantage, dove possiamo letteralmente sbizzarrirci in ogni modo. Possiamo per esempio toccare la GPU, la CPU, regolare le ventole, il sistema di raffreddamento e tantissime altre feature. E soprattutto possiamo lavorare con l'intelligenza artificiale. Quindi tutto racchiuso in una singola app. Quindi anche super comodo e super facile da utilizzare. Quindi ragazzi, parlandoci chiaro, il modello Lenovo Lock è veramente fuori di testa e all'interno ha dei componenti che, come avete ben visto con questo video, sono assolutamente pazzeschi e io sinceramente sono curiosa di andarla a provare, perché sì, ok, ne abbiamo parlato, però adesso dobbiamo andare a vedere proprio noi di persona cosa ci offre. Quindi vado a scaricare Fortnite e mi butto subito su Fortnite per andarla a provare e farvi vedere anche a voi appunto come presta e come gira. Quindi ragazzuoli, passiamo al gameplay. Bene ragazzi, siamo finalmente su Fortnite, siamo però in un altro giorno che ho dovuto scaricare un po' tutto quanto. Ovviamente periferiche montate, siamo belli pronti, belli carichi, andiamo a Redline, per forza. Voglio l'R mitico, se no mi arrabbio. Allora, devo andare subito sul tetto, vedo già un combat qua e un combat a destra. Devo subito andare di qua, se no me lo rubano. No, in realtà tutto a posto. Ma perché non c'è una R per una volta? Dammi una R. Va bene anche questa. No, signor Steve, 8902, come cacchio ti chiami. Vieni qua. Batman, mi sa che il Batman non funziona così. Arrivederci. Ah, bella. Dammi ciò che è mio. Secondo me c'è qualcun altro comunque qua a Redline, perché è strano. Sì, infatti ci sta gente, raga. Confermo. Via uno. Questo è il bot, perfetto. Ok, molto bene. Direi uno start abbastanza tranquillo. Bene, prendiamo la macchinina e direi destinazione mare. Andiamo a Brutal, ragazzi, a prenderci l'altro medaglione, perché sinceramente voglio il medaglione del nido, perché senza di quello non mi diverto. Che fa questo? Oh mio Dio, è il computer che è cheat, ragazzi. È il Lenovo Lock 15, non c'entra niente. Non c'entra niente, non c'entra niente. Ragazzi, io non commento, ragazzi. Let's go, onesta, let's go. È giusto che sia così. Voi mi usciate? Volete vendere il mio R? No, il mio R è mio per una motivazione. C'è un altro qua, mi sa. Ho intravisto qualcuno saltare, forse. Ok, ragazzi, mi sa che non ho visto proprio nessuno. Sono io che sono cecata, vabbè, GG. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Let's go, raga. Oh, per il momento... Oh, non posso nemmeno parlare. Ragazzi, ve lo giuro, una bomba. Mi sto muovendo da Dio. E considerate che io comunque vi ricordo che il Lenovo Lock 15, che è quindi il computer che sto utilizzando in questo momento, gira a 144 Hz. E come sapete io ormai gioco con i miei monitor da 360 Hz da, boh, credo ormai 3 anni. Però io ho iniziato con i 144. E come sapete vi dico sempre, io anche in live tutti i giorni, che il 144 Hz per me è un must se volete giocare in maniera fluida. E comunque ritornare un po' alle origini, mamma mia, mi dà delle belle vibes. Anche perché, come vedete, sono abituato tranquillamente. Perché, come dico sempre, il 144 è veramente perfetto. Anche a livello di performance, prestazioni, cioè, mi sta girando veramente, veramente da Dio. Veramente da Dio. Ora però devo ammazzare questo qua. Uè, buonasera. Non vada, non vada, non vada. Madonna, ragazzi, ho fatto proprio schifo. Madonna, ragazzi, ho fatto, boh, 40.000 miss. Ho fatto veramente... Ho fatto un po' cacchina, posso dire? Però quello stava messo peggio, era fermo. Dai, cosa vuoi fare? Mi vuoi pushare? Vieni qua, amore mio! Amore mio, sei bello come il sole. Non facevo una pubblica da un sacco di tempo. Infatti non sono più abituata a vedere le macchine dei boss. E tutti gli oggetti che c'erano prima. Però ci sta, cioè le pubbliche devono essere divertenti, raga. Le pubbliche devono avere questi item.
Però sincera, sono contenta che sta per arrivare finalmente la nuova season. Ho bisogno di qualcosa di nuovo. Non so se a voi questa season vi è effettivamente piaciuta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono curiosa. A me francamente non ha fatto impazzire, ma come penso in realtà la maggior parte della community. Hanno fatto un po' troppi casotti, un po' troppe cose in mezzo che... Speriamo che la prossima, insomma, sia bello. Soprattutto quando rimetteranno lo G. Mamma mia, raga, lì... Lì secondo me ci sarà veramente da impazzire. Sarà bellissimo. Ok. Ok. Madonna ragazzi, comunque vi giuro ho una mira. Arrivederci. Madonna raga, non riesco a trovare nessuno da 30 minuti. Ho girato, non lo so, un sacco di zone. Niente, tutti morti. Sei morto, ciao GG. Arrivederci. Sapete cosa raga? La balestra me la porto. Facciamo tutto mitico raga. Tutto, non mi interessa, tutto mitico. Tutto. A parte vai, la cura, che quella non è che esiste mitica però. Addio. A me dispiace, però, cioè, nel senso, se mi pushi così, che devo fare io? Così che funziona. Eccolo qua, ho visto uno qua sopra, raga. Ho visto una testolina. Ok, non c'è più. Oh mio Dio, quanto mi dispiace. Io giuro, fare le pubbliche è tipo, non lo so. Bello, ma lo so, tipo brutto, perché... Non so, mi sento tipo la persona cattiva. Appunto. Vabbè. Letteralmente solo di balestra, ragazzi. O balestra o R, o balestra o R. Qua ce n'è un altro? Ehi, calma. L'ultima, raga, possiamo fare 18 kill. Possiamo fare 18 bombette. Non male. Non male. Ma, ma ragazzi, ma come? Ma come? Così volevo fare l'ultima kill e quello è morto di Storm. Let's go, raga. Beh, bella partita, nel senso, ok, che siamo in pubblica, le persone sono tutte quante un po' più di là che di qua. Però era giusto farvi vedere un attimino il gameplay, comunque tutto quanto, vedere anch'io testare comunque le performance. Ed è, mamma mia, gira veramente una bomba. Bellissima win con il nuovo Lock 15. Let's go, ski, let's go! Ragazzi, io non so che dire, anche il test per quanto riguarda il gameplay è stato veramente un successone, veramente devastante. Ma in realtà, raga, me l'aspettavo, cioè, era ovvia come cosa. Era normale che su qualsiasi gioco io potessi andare, in questo caso io l'ho provato su Fortnite, come sapete, il mio main game. Cioè, ragazzi, l'avete visto, gli FPS erano super stabili, fluidità, performance sempre al massimo... Cioè, veramente, raga, una bomba. Cioè, si gioca veramente da Dio. Infatti sono felicissima, ma in realtà me l'aspettavo, ragazzi, perché vi ho parlato di appunto i componenti del nuovo Lock. E ovviamente non poteva andare diversamente. Cioè, era normale che le prestazioni fossero così tanto elevate. Quindi che dire, ragazzi, io volevo ringraziare ancora una volta i ragazzi di Lenovo per avermi scelta per questa collaborazione e per avermi dato modo di mostrarvi comunque un computer veramente devastante per il mondo del gaming. Quindi ancora una volta grazie mille ai ragazzi di Lenovo. Io, ragazzi, chiaramente vi lascio qui sotto in descrizione un link che vi riporta al sito di Lenovo per avere appunto maggiori informazioni magari nel dettaglio sempre del modello appunto Lenovo Lock. Così potete magari sbizzarrirvi, dare un'occhiata e vedere qualcosina che magari non abbiamo parlato qui nel video. Quindi ragazzoni, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ma ora ragazzi, purtroppo ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rivediamo in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto, bella a tutti ragazzi. Ah, e non ditela a nessuno, io me ne sto scappando con il mio Lenovo Lock. Addio!